Lo scoglio dello sbarramento è stato superato. Un commento a questo voto in Sicilia e nel resto d'Italia? Ma il segnale positivo è che, nonostante si sia dipinta una partita tra Beppe Grillo e Matteo Renzi, e in Europa tra chi voleva mantenere l'Europa così com'era e chi invece la voleva archiviare e mettere in un cassetto, c'è stata una forza politica della sinistra europea che si è affermata in molti paesi europei. In Grecia è il primo partito, in quel paese che ha pagato di più le politiche dell'austerità, ma anche in Germania, in Spagna, in Francia, con risultati significativi, e che pone in campo la proposta di cambiare l'Europa e di archiviare l'Europa dell'austerità per costruirne una basata sulla solidarietà, sull'inclusione sociale e sulla giustizia sociale. In Italia quel progetto ha piantato un seme. Ha superato la fatidica soglia dello sbarramento e ci dà le condizioni oggi per costruire anche in questo paese una sinistra che sia capace di dialogare anche con le altre forze progressiste per provare a cambiare il corso dell'Europa, il corso della storia e anche del nostro paese. Un commento al risultato in Sicilia del Movimento 5 Stelle: si credeva sarebbe stato il primo partito. Il fatto positivo è che gli italiani, e quindi anche in Sicilia, davanti a chi comincia ad evocare i fantasmi del passato, a chi pensa di poter calpestare anche una storia orrenda del nostro secolo, riescono a comprendere quando si è superato il limite. Io penso che a Beppe Grillo, al Movimento 5 Stelle, non abbia fatto per nulla bene alzare i toni in questo modo nella campagna elettorale, abbiano impaurito, e credo anche a ragione, visto che davanti a un momento importante come questo bisogna anche avere la responsabilità della politica. Il presidente Crocetta, secondo molti, risulta comunque uno sconfitto di queste elezioni. Pensa che in Sicilia dovrebbe cambiare qualcosa adesso? Il presidente Crocetta penso che risulti uno sconfitto rispetto alla prova del governo, e quindi nelle elezioni ha raccolto semplicemente un consenso che è relativo a quella che è stata l'esperienza fallimentare di governo di questi anni. Penso che dovrebbe trarne le conseguenze anche in funzione di una maggioranza all'Assemblea regionale che non esiste più, e quindi probabilmente in una fase così difficile per l'economia della nostra terra avere un governo capace di governare sarebbe essenziale.